quello che è accaduto 40 anni fa ha segnato fortemente le sorti non solo di questa città e di questa provincia, ma anche di molti di noi. Io ricordo molto bene quella sera, ricordo la fuga, ricordo il fatto che non riuscissi a comprendere, avevo 6 anni, quello che stava accadendo. Ricordo una grande paura, ricordo il terrore negli occhi delle persone, ricordo lo sconforto, ricordo l'incertezza del domani e quella sensazione di non sapere cosa sarebbe accaduto. Però conservo anche il grande ricordo dell'umanità, del senso di solidarietà che si è diffuso in quei tristi momenti. Certo, molti avellinesi, molti irpini hanno purtroppo dovuto registrare la scomparsa dei cari, interi territori sono stati devastati, abbiamo perso sul campo molte vite umane, ma oggi più che mai voglio ricordare con forza e con fierezza quella che è stata la reazione della gente irpina. Nonostante un dramma vissuto, nonostante l'impreparazione, nonostante la tragedia improvvisa, noi ci siamo rialzati. Ce l'abbiamo fatta tra mille difficoltà, superando tanti ostacoli e quelli come me, che sono figli del terremoto, sono figli di quella esperienza, da quella tragedia hanno trovato la forza per costruirsi un futuro, per provare a migliorare la condizione del proprio territorio e anche per promettere alla propria comunità: dobbiamo evitare che ciò accada. In caso di evento calamitoso, dobbiamo essere molto più pronti. Deve partire molto prima la macchina dei soccorsi e anche la macchina della solidarietà. E oggi, in un periodo di pandemia, mi viene in mente quella fase e dico: ancora una volta ci rialzeremo, troveremo la forza, il coraggio, l'orgoglio per lottare, per superare questa pandemia e per poter affermare ancora, convintamente, a piena voce, ce l'abbiamo fatta e siamo tornati più forti di prima.